Edoardo Gironi, vivo in Italia, a Milano dove sono nato, e sono il fondatore e l'amministratore di Apprendere. Apprendere è una società di consulenza dedicata al digital learning. Aiutiamo i nostri clienti nello sviluppare le Digital Academy, così come a introdurre la logica e i concetti del digital learning nella loro formazione, sia per quanto riguarda i clienti interni, sia per quanto riguarda i partner, i distributori e così via. Ho scoperto l'LCD model grazie all'ATD, l'Association for Talent Development negli Stati Uniti, del quale sono all'interno del gruppo di LinkedIn. Appena ho visto il post che annunciava l'uscita di questo libro, ne sono rimasto folgorato, letteralmente, e sono stato, credo, uno dei primissimi lettori di questo libro, di questa pubblicazione. È stato fantastico perché ho ritrovato in questo libro quello che noi crediamo, quello che noi, sul quale noi stiamo lavorando da diverso tempo, con un metodo, che non fa nient'altro che applicare quelle che sono le nostre idee, i nostri concetti, quello in cui crediamo, con un metodo ben preciso di sviluppo della formazione digitale. Quello che è il principale elemento che abbiamo potuto raccogliere dalla partecipazione al Practicum è principalmente la consapevolezza nell'applicare un modello e con potersi confrontare direttamente con le autrici di questo modello e quindi a vedere un'applicazione pratica, assolutamente non legata appunto a un esercizio teorico, ma mettere direttamente in pratica, avere il coaching con le autrici e potersi davvero confrontare in maniera diretta con questo. Quello che è stato importante nel corso, nel workshop, è stato soprattutto scoprire le differenti sfumature, le piccole sfumature che ci sono rispetto ai concetti. Io precedentemente ho studiato il libro, poi abbiamo deciso di curarne la traduzione italiana, per cui anche se conosco quasi parola per parola i contenuti del testo, ho potuto, confrontandomi con le autrici, confrontandomi con gli altri partecipanti, scoprire delle sfumature completamente nuove che hanno allargato il concetto stesso in modo significativo, arricchendolo non poco. Quello che il modello porta all'interno della nostra azione come consulenti nel mondo della formazione digitale è proprio poter utilizzare delle diverse lenti, delle diverse modalità di osservazione della realtà, che ci consentono di, vedere la formazione, vedere il digital learning in maniera completamente differente, osservando e partendo da quelli che sono i principi base del modello, basati fondamentalmente sul cambio dei comportamenti osservabili. Anziché basarsi sulla formazione in sé, basiamo il tutto osservando le cose dal punto di vista del business. Che tipo di soluzione dobbiamo trovare per soddisfare il business? Dal mio punto di vista, partecipare al Practicum, al workshop, è una cosa
che può essere significativa per chiunque si occupa di educazione in senso lato. Siamo in un momento di grande cambiamento dove tutto quanto è in movimento continuo e anche il paradigma stesso della formazione è cambiato totalmente. E poter osservare le cose da un punto di osservazione differente, allargare, aprire la propria mente, ci aiuta a modificare anche le modalità con le quali noi offriamo, le opportunità di apprendimento ai nostri learner, alle persone che, partecipano ai nostri workshop o, alla nostra formazione. Partecipare alle riunioni mensili dell'SD Dialogue, come viene chiamato, che si svolge tutti i primi giovedì di ogni mese, è una cosa molto importante perché, anche se in questo momento, forse grazie proprio al fatto che sono l'unico europeo nella comunità presente, è molto interessante e molto importante vedere come il modello viene applicato in diverse modalità, in diverse realtà, in diversi settori, dall'Asia al Nord America, e osservare quali sono le differenze. Oltre al fatto che le presentazioni che ogni mese vengono proposte sono davvero cibo per la mente, momenti di riflessione importanti che possono aggiungere, che aggiungono valore a quello che noi facciamo. È una domanda difficile questa a cui poter rispondere. E provo a raccontare la prima cosa che così mi è venuta in mente, ma credo sia importante. L'utilizzo ampio del modello, dell'LCD model, ci può aiutare nel modificare quello che è l'approccio, un approccio che non vede più la centralità dell'insegnante del docente rispetto al discente, ma la centralità della persona che sta apprendendo, che deve apprendere qualche cosa, nella quale si sviluppano tutta una serie di possibilità, tra cui una parte centrale è legata proprio alla responsabilità della persona. Il ruolo delle persone che si occupano di formazione è quello non più di insegnare, di forzare l'insegnamento rispetto a qualcuno, ma di creare lo spazio perché l'apprendimento possa avvenire, con una maggiore responsabilizzazione delle persone stesse. Io credo che siamo di fronte a un momento di grande rivoluzione nel mondo della formazione e credo che l'LCD Model possa essere un modo brillante, un modo bello per riuscire a gestire questa formazione portando il concetto stesso di formazione a un livello superiore.